c'è una ragazza che è oggi, secondo me naturalmente, è oggi la più brava in piscina fra coloro che non ci vedono. Cecilia è cieca, adesso ci racconterà lei un po' che cosa... Ciao Ceci, scusami, io non ci siamo visti, non ti ho salutato. E con Cecilia ci conosciamo da un po', io l'ho seguita da tanto, dalle sue prime gare. Lei ha partecipato a due Paralimpiadi e nella seconda, quella di Londra, è stata una delle atlete più brave in assoluto e sicuramente per quanto riguarda l'Italia, lei e Alex Danardi sono stati un po' i nostri due personaggi. Quindi Cecilia Camellini, Cecilia, se ti presenti e ci racconti come hai cominciato a nuotare e perché vai avanti a farlo, anche se adesso sei un po' fermata, ma so che riprendi. Okay. Allora, buongiorno a tutti, intanto ringrazio per avermi invitata, veramente per me è un onore essere qui, anche se per amor di precisione dico che mi sono iscritta all'Università di Bologna, però insomma a Modena fa sempre piacere. E, no, io ho cominciato a nuotare a 3 anni, nuotare, poi facevo chiaramente... In acqua ci giocavo a 3 anni, quindi sarà che la mia passione per il nuoto è nata con me, ecco, insomma sono nata in acqua praticamente. E a 11 anni ho cominciato le attività agonistica e l'anno successivo ho fatto i primi campionati italiani, quelli sono stati la mia prima gara, tra virgolette, più seria nel 2004. Ecco. Da lì ho cominciato la mia scalata verso Pechino e poi verso Londra. Ma cosa posso dire? In questo momento, a 1 anno e 3 mesi dalle Olimpiadi, non mi sembra ancora vero, perché sono esperienze che rimangono vive nonostante il tempo che passa. Ecco. E adesso sto allenandomi un pochino meno rispetto all'anno scorso, perché sto facendo 3 o 4 volte a settimana, perché devo continuare, e anzi diciamo che la mia attività agonistica si mescola a quella universitaria e sto procedendo anche con gli esami, quindi non posso essere da due parti contemporaneamente, ogni tanto mi tocca anche stare sui libri, quindi non riescono a stare in acqua, quindi non ce la faccio, devo studiare. Mi devo preparare comunque molto bene anche a livello universitario, perché la carriera mi piace molto e quindi sì, mi devo un po' dividere, ecco. Cosa posso dire? Mi presento ancora? No, Cecilia. Saprei, cioè dimmi te. Cecilia, ci racconti, abbiamo sentito prima una disabilità sensoriale, com'è la sordità, tu ne hai un'altra, sempre sensoriale, che riguarda la vista. Ma ci racconti come si nuota, si arriva al traguardo senza vedere, cioè, perché sai, per chi ci vede è un po' difficile capire come andare dritti e come virare eccetera, raccontacelo. Ma intanto come si nuota, perché prima si nuota poi si arriva al traguardo, quindi è tutta questione comunque di allenamento, nel senso che per andare dritti comunque, ok, chi ci vede guarda la linea, è perfetto, e chi invece non ci vede ha bisogno comunque di percepire dove la direzione verso cui sta nuotando, quindi ci vuole proprio tutta una serie di esercizi giusto per tentare di bilanciare la nuotata che si fa con il braccio destro e con il sinistro, di modo da non andare troppo storti, ecco. Però sì, la perfezione sulla direzione è qualcosa di quasi impossibile, infatti molto spesso nelle gare, soprattutto quelle corte, si rallenta appunto perché si va a sbattere contro le corsie, è un po' la croce di tutti i nuotatori non vedenti questa della direzione. Poi per la virata, l'allenatore ha in mano questo bastone che si chiama tapper, che è un bastone per non vedenti con una pallina di gomma piuma sulla punta, e quando ha una distanza prestabilita che abbiamo concordato, l'allenatore mi segnala con un colpo sulla testa che appunto è ora di fare la virata, so che devo fare altre 2 bracciate poi mi giro, ecco, perché sennò mi devono staccare dal muro con qualche attrezzo. E ecco, guarda, adesso ti stiamo vedendo, sì, al momento della cerimonia, Cecilia, e quando prendi la medaglia,
E ecco, quella arriva dopo, dopo l'allenamento arriva la medaglia, sì. Sì. Ma soprattutto molto dopo, molte ore di allenamento dopo. E in quei momenti che stiamo vedendo adesso, che emozione avevi dentro? Perché tu avevi già vissuto una medaglia d'argento alle Paralimpiadi di Pechino, qui è arrivata invece quella d'oro. Ma ogni medaglia, ti dirò, l'argento di Pechino uno può pensare sì, l'argento vale meno dell'oro, assolutamente no. Ogni medaglia ha una sua storia, ha una sua gara dietro che vale veramente, cioè qualsiasi genere di medaglia, io non faccio distinzioni di colore, insomma, diciamo che sono tutte veramente importantissime e ogni medaglia ha la sua, ha le sue emozioni dirette. Chiaramente l'oro olimpico è qualcosa di straordinario, perché poi l'ho vinto nella stessa gara in cui 4 anni prima ho vinto l'argento, quindi è stata un po' una specie di salita e di scalata verso appunto questa medaglia che non avevo neanche il coraggio di sognare prima di entrare in acqua. Io facciamo finta di non sognarla, così magari arriva, perché se provavo ad aspettarmela magari non arrivava. E, sono stati 30 secondi più belli della mia vita, quelli in cui sono stata lì sul podio, lì in italiano. Sono quei momenti che ti danno la carica anche a distanza. Infatti, se dico ripensa alla premiazione dell'anno scorso a Londra, sì, a me sembra veramente di averla vissuta stamattina, neanche ieri. Sono ricordi che rimangono proprio in cima e che danno quella spinta in più, magari in quei momenti in cui ci si sente un po' scoraggiati, un po' uno ripensa e ha questa carta da giocare continuamente. Ecco, poi sì, ogni medaglia, ripeto, ha le sue emozioni che sono tutte diverse, quindi ce ne sarebbero tantissime da raccontare. Poi l'aspettiamo anche a Rio, queste emozioni. Cecilia? Non hai capito? No, dico, le aspettiamo anche per Rio queste emozioni poi? Oh, speriamo, nel senso che solo a Rio, insomma, diciamo che si possono un po' trovare ovunque questo genere di emozioni, ognuno ha le sue medaglie nei suoi campi, quindi io parlo magari di medaglie in ambito sportivo, ma ci sono altre cose e altri ambiti in cui si possono ottenere medaglie, magari non a forma di medaglia, ma di altro tipo, ecco. Va bene.